Ciao ragazzi e bentornati finalmente dopo 3 settimane se non sbaglio sul canale di World of Music. E scusate se metto il microfono così, però mi si è rotta l'asticella. Ma comunque l'argomento principale di questo video, aspettate che sistemo un po' la videocamera. Il tema principale di questo video non è il mio microfono come registro eccetera, ma è il penultimo singolo di Fedez, perché ne ha fatto uscire un altro che è le hit estiva di Fedez insieme ad Achille Lauro. Ma questo singolo è molto particolare, anche se, e vi dico anche se, ho sentito lo spoiler di una demo, tra virgolette chiamiamola così, sul Twitch sia di Fedez sia di Da Supreme, questo pezzo che è No Game Freestyle prodotto da Young Miles. Vi ripeto, anche se ho sentito la demo, sono curioso di sentire il progetto finale che dura 3 minuti e 48. La demo durava a malapena 2 minuti, quindi ragazzi sono molto carico. Non perdiamoci in chiacchiere e ascoltiamola subito. Classico vocal chop con il synth sotto per creare una melodia più vasta, ad andare allo stesso ritmo di quello che ho citato prima, ovvero del vocal chop. La classica cosa stile Da Supreme, ma anche Young Miles, perché in fin dei conti è stato anche detto pubblicamente che entrambi si sono ispirati a vicenda. Perciò, anche se qui dice Young Miles, penso che Da Supreme, oltre ad aver lavorato al testo, abbia lavorato anche a quella che è la base finale di tutto quanto il pezzo. Quindi già dai primi 5 secondi di canzone neanche posso già prevedere un 50% Da Supreme e un 50% Young Miles. E so che ha molti di voi che stanno guardando queste reaction tipo rap reaction non fregherà nulla, però io faccio rap reaction diverse da quello che voi vedete sul web. Tutto cerco di mettere insieme e poi argomentarlo. Vabbè, questo qua è il classico nuovo producer tag che si è fatto Young Miles dopo l'uscita di Bloody Vinyl volume 3, che grazie alla traccia, mi scordo sempre il nome di quella traccia quando c'è da parlarne, ah sì, Studio Mob. Io no, non ho pain, non ho pain, stare ok, lo vorrei. La classica melodic type style cantata, modi di ritornello di Da Supreme. Vogliono il sangue questi baby shark, fanno la fila come a Luna Park, vi odio 3000 come Tony Stark. Penso molti di voi abbiano capito, è riferito a vi amo 3000 come Tony Stark. Su questo non c'è da dire niente, è semplicemente una storpiatura dell'originale, quindi andiamo avanti. Di quelle che chiede di Fedez ad ogni secondo. Ti spiego. Ah, non so se questa cosa qua di Kele è riferita al dissing che si sono fatti 2 anni fa o una cosa recente dove io non mi sono così tanto informato. Per chi non lo sapesse, 2 anni fa c'è stato un dissing tra Fedez e Antonio Di Kele Di Stefano / S Magazine, perché avevano fatto un post dicendo che Fedez è un truffatore, da quel che mi ricordo ragazzi, perché vi ripeto, non mi sarei aspettato tutto tranne che un dissing ad Antonio Di Kele Di Stefano. Perciò se dico qualche cazzata, scusatemi. Dove hanno accusato Fedez di organizzare un tour nazionale, quindi per tutta Italia, soltanto che dopo si è andato a scoprire che questo tour nazionale era soltanto una falsa per avere più soldi e quindi per truffare il pubblico. Lo sciroppo per la tosse, l'anno scorso è andato molto, ma quest'anno se fa freddo, metti la maglietta sotto. Non sappiamo più chi siamo in questa gara senza fine, a chi piscia. Vabbè, diciamo che il testo, cioè il significato del testo in realtà è abbastanza generico, contando che Fedez è effettivamente l'unico artista che, sì, possiamo dire che si è espresso per quanto riguarda la situazione avvenuta l'anno scorso, che ovviamente ha reso protagonisti tutti quanti al mondo, ma su un pezzo no, non c'è mai stato. Ed è anche una cosa, tra virgolette, sbagliata, o comunque per la situazione che stiamo vivendo adesso, che in realtà è molto più tranquilla, che molte regioni stanno diventando comunque zona bianca, molti che passano da zona rossa a zona gialla a zona arancione, quindi stanno andando in realtà molto molto bene. Poi chi lo sa, c'è anche la possibilità che da zona bianca magari in un giorno diventano subito zona rossa. Queste qua sono soltanto mie supposizioni. Sarebbe stato ancora più tosto se per caso questo pezzo qua l'avessero scritto dopo tutto quello che è successo alla Rai, perché per fare pezzi del genere, con contenuto del genere e con rime e metri del genere, ci vuole 2-3 mesi di tempo, se così possiamo essere precisi. Però dai, ci sta, e sono curioso più che altro di sentire la parte di Da Supreme, se riuscirà a stare al passo col testo. Da Supreme possiamo dire che è bravo in tante cose, trova linee melodiche, però di testi del genere così complessi come quello che ha scritto Fedez difficilmente potrà stare al passo. Giornalisti come Andrew Wiggins e schiaccio
faccia al capitalismo. Giorni tristi per essere artisti, perché deve esporti al cannibalismo. Non concepisco l'individualismo di chi vede un torto e dice non reagisco, finché certe cose non ti toccheranno da vicino, come un prete al catechismo. On point, lo stress non ti fa parlare con chi come vuoi. Non hai voce, best fan adesso da best, ehi, che non fa, ehi, se lo fa dico black come un bra fake. Mio papà mi ha insegnato come sta il gay, ma mannaggia me non l'ho ascoltato a gay. Sì, diciamo che la strofa di Da Supreme in fin dei conti è un po' come quella di Fez, soltanto che è riferita a pubblico di minore età, nel senso di significato lo stesso, però utilizza termini non fortemente per adulti, quindi anche persone che non sono fan di Fez però sono fan di Da Supreme possono tranquillamente immergersi nel vero significato della traccia. Quindi ci sta anche questa cosa di aver scelto Da Supreme e non chiunque altro. Non sto dicendo che Da Supreme sia il migliore, assolutamente, fan di Fabri Fibra, Rancore eccetera, non sto dicendo che Da Supreme sia il migliore rapper italiano. Traccia finita, ragazzi. Ragazzi, non so che cazzo dire, se non che credo che questo duo ci abbia regalato probabilmente uno tra i pezzi rap italiani migliori di quest'anno. In futuro probabilmente ci saranno molti altri, magari allo stesso livello di questo o superiore a questo o inferiore a questo, chi lo sa. Comunque vi ringrazio di aver seguito questa reaction / live review da inizio e fine. Vi ricordo di lasciare like, commentare, iscrivervi a questo canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.